big gun. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al Trieste Film Festival con questo primo incontro proprio per raccontarvi il programma del festival di quest'anno e naturalmente raccontarvi anche quello che è il Trieste Film Festival da ben 32 edizioni. Allora, io voglio innanzitutto presentare i condirettori del Trieste Film Festival, Nicoletta Romeo e Fabrizio Grosoli. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Fabrizio. Ciao Elisa e ciao a tutti. Ciao. Allora, il festival, ricordiamo intanto che è appena iniziato, ieri, e ci sono ancora tante cose da scoprire fino al 30 gennaio, e in un'edizione per forza di cose particolare, nel senso che ovviamente dobbiamo andare online la programmazione è tutta sulla piattaforma di MyMovies, questo vuol dire anche raggiungere un pubblico molto più ampio e diverso da quello che di solito si riunisce a Trieste nel clima bellissimo, devo dire, del festival. Ricordiamo che il Trieste Film Festival si occupa del cinema dell'Europa centro-orientale ed è stato veramente un pioniere da questo punto di vista. Allora chiedo a Nicoletta Romeo, prima di tutto, appunto, di raccontarci un po' la storia di questo festival, che nasce in un momento storico veramente di passaggio per l'Europa e per il mondo intero. Sì, beh, il festival è nato ufficialmente nel 1989, subito dopo il crollo del muro di Berlino, quindi un momento epocale in cui l'Europa cambia all'improvviso. È una vera e propria pioniera del cinema triestino, Anna Maria Percavassi, già tra i membri fondatori dello storico cineclub triestino Cappella Underground, che esiste naturalmente tutt'oggi, decide di dedicare proprio un festival, una rassegna di cinema, a questa vasta area che allora era un po' più piccina, devo dire, che è appunto l'Europa centro-orientale. Diciamo che all'inizio questa porzione di Europa era semplicemente la comunità di lavoro Alpe Adria, quindi le regioni in qualche modo che, diciamo, dei paesi limitrofi rispetto al Friuli Venezia Giulia. Questa è un'area che man mano è passato il tempo si è ampliata sempre di più e oggi è diventata veramente mastodontica, perché si parla di un'area che va dai paesi baltici a tutto l'est Europa fino al Mediterraneo con l'area balcanica e alle repubbliche ex sovietiche. Quindi oggi, diciamo, la sfida è maggiore e ci occupiamo di un numero sempre maggiore di cinematografie. Ma allora è stata proprio una sfida. Diciamo, è cominciata così in sordina e si è rivelata subito vincente, nel senso che innanzitutto perché a Trieste, perché proprio a Trieste, che è proprio questo ponte tra est e ovest, di grandi passaggi e di grandi comunità culturali e linguistiche. Ricordiamo che Trieste diciamo ospita delle comunità storiche, serbe, slovene, croate, austriache e così via, la comunità ebraica, la comunità greca. Quindi, diciamo, anche tra il pubblico c'è un pubblico di riferimento importante che ha saputo dialogare sin da subito con il festival. E io e Fabrizio poi diciamo sempre, insomma, in realtà il segreto, la formula del successo del festival non siamo noi, ma è il pubblico, perché è un pubblico che ci ha risposto da subito ed è un pubblico che in realtà il festival ha contribuito anche a educare verso questo tipo di cinema. Quindi a oggi, diciamo, gli spettatori sono molto a proprio agio a guardare film di queste aree, diciamo, che nonostante il fatto che non siano ancora distribuite in Italia spesso, no, o sono ancora autori poco conosciuti, ecco, il pubblico triestino invece ha avuto proprio il privilegio di conoscerli prima degli altri.
Ecco, magari sulla storia del festival poi torneremo, perché è importantissimo questo lavoro di ricerca che ha sempre fatto il Trieste Film Festival, anche in maniera rocambolesca a volte in quegli anni, e oggi ovviamente è più facile, ma resta un festival indipendente che vuole aprire un accesso sul cinema che in realtà è sicuramente meno conosciuto rispetto ad altre cinematografie. Allora, Fabrizio Grosoli, qual è il lavoro, anche grandissimo lavoro di selezione, che fa il festival oggi per poi approdare al suo programma? Ti rispondo volentieri, ma faccio alcune premesse, o un paio di premesse, non spaventatevi. Allora, Nicoletta ricordava giustamente che il festival è nato praticamente dalla caduta del muro, e è nato quindi per raccontare il cinema che si faceva nell'altra Europa, nell'Europa appunto dell'oltremuro, dell'Europa allora del blocco socialista. Questo cosa significa? Significa che si raccontava sostanzialmente un cinema che, almeno per tutti gli anni 90, ma anche successivamente, era un cinema che aveva pochissimo accesso, per così dire, nelle sale del nostro paese. Cioè, io mi ricordo appunto che i film che arrivavano da quelle aree erano veramente una manciata ogni anno, a parte alcuni grandi cineasti che continuavano a lavorare appunto da quella parte, se non erano già scappati o emigrati. Per il resto veramente si trattava di scoprire un mondo. Man mano che siamo andati avanti nel tempo, dagli anni 2000 in poi, il panorama evidentemente è cambiato sostanzialmente, in modo sostanziale. I film realizzati in modo indipendente sono diventati sempre più importanti, e tutti i paesi dell'Europa dell'Est e soprattutto quelli dell'Europa centrale sono entrati, diciamo così, in quello che può essere definito una sorta di grande circuito del cinema di qualità, del cinema d'autore. Adesso i film si fanno e si producono, lo sappiamo, in modo sempre più globale. Quindi il sistema è diverso. Che compito ha un festival che ha l'intenzione, come noi l'abbiamo, comunque di focalizzarsi su un'area geografica ben precisa? Io penso questo, appunto. Noi abbiamo questo condizionamento geografico, che per noi invece è la base per rafforzare poi l'identità del nostro festival. Ma al di là di questo, noi vogliamo essere assolutamente liberi e indipendenti nel momento in cui andiamo a scegliere i film del nostro programma. Voglio dire che io e Nicoletta non lavoriamo sotto, come dire, alcun condizionamento, né di tipo, come dire, né per quanto riguarda le indicazioni che vengono dal mercato internazionale, per così dire, né per altri tipi di condizionamento. Voglio dire che noi cerchiamo di vedere film che ci arrivano con diverse modalità e con diverse forme. Per esempio, abbiamo un bando di concorso che si apre normalmente alla fine della primavera e che si chiude alla fine di settembre, e ci arrivano centinaia di film. Nicoletta lo sa bene che il nostro primo lavoro è quello di orientarsi in questo mare di proposte che ci arrivano. Allora, prima di tutto, questi film li vediamo. Ed è una cosa che mi riempie d'orgoglio, perché è una faticaccia, ma insomma cerchiamo di non lasciare indietro nulla. E capita che all'interno di questo mare di cose che ci arriva ci siano delle sorprese. Cioè, io e Nicoletta vogliamo essere sorpresi da quello che vediamo, perché adesso c'è, secondo me, un cinema d'autore, anche un cinema di qualità, però un po' troppo omologato. Sarà perché coloro che decidono
quali film si possono vedere in giro per il mondo sono sempre poche persone, che sono i grossi distributori internazionali, e a noi invece piace cercare anche di vedere cose fuori dal grande giro, che so che il grande giro è quello poi che è rappresentato dai grandi festival, per cui è molto facile, come dire, molto facile, è normale, è logico che si prendano dei film che sono stati a Berlino e a Cannes, non a Venezia, perché noi abbiamo l'obbligo, ci siamo dati questo regolamento per cui i film che portiamo devono essere in prima nazionale. Ma appunto, dicevo, è normale che noi guardiamo a quello che viene scelto dai grandi festival, però, ripeto, cerchiamo di permetterci anche di fare delle scoperte, di essere aperti a quello che davvero si produce nelle aree che ci interessano, che sono appunto, come dicevo prima, delle aree sempre meno marginali, sempre meno fuori dai giri internazionali, e quindi è difficile, e adesso è più difficile che ci sfuggano delle cose importanti. Però se vado a pensare, e poi ne parliamo meglio, al programma di quest'anno, beh, insomma, ci sono alcuni titoli, alcuni film che in realtà non hanno fatto un percorso festivaliero importante, sono contento che ci siano. Certo, questo è stato un anno, lo sappiamo tutti, impossibile, complicatissimo, terribile, e quindi sappiamo bene che il Festival di Cannes non si è fatto, però comunque è uscita una lista di film col loro marchio. Sappiamo che il Festival di Carlo Vivari non si è fatto ed era un punto di riferimento per noi. Però, al di là di questo, ecco, credo che il programma di quest'anno rifletta le nostre curiosità e, ripeto, la nostra voglia di essere sorpresi. Giusto, Nicoletta? Sì, spero. Ma sono d'accordissimo, infatti, vabbè, l'idea è proprio questa, insomma, quest'anno anche, ma come gli anni passati, l'idea è sempre quella di accostare autori più celebrati, più consolidati dalla carriera, come dire, oramai, no, collaudata, a scoperte. Questo veramente, soprattutto quest'anno, devo dire, il numero poi di opere prime e di autori alle prime armi è impressionantemente alto. E questo ci riempie d'orgoglio, perché in qualche modo si contribuisce veramente a costruire così la carriera artistica, la reputazione di autori che sono sicura che ci stupiranno anche nei prossimi anni. Allora, andiamo allora a scoprire nel dettaglio il programma. Io penso che appunto il filo rosso della scoperta abbia sempre contraddistinto il Trieste Film Festival e sia uno dei tratti distintivi che lo rende unico agli occhi del pubblico. E secondo me questo è quello che faremo anche in questi giorni fino al 30 di gennaio, scoprire. Anche perché i titoli sono molti, quindi il programma va online, ma comunque non perde assolutamente la sua ricchezza. Partiamo dai concorsi, perché appunto il Trieste Film Festival ha sempre avuto tre concorsi, diciamo, fondamentali: lungometraggi, documentari e cortometraggi. Sono in particolare 13 i lungometraggi selezionati quest'anno. Allora chiedo proprio a Nicoletta Romeo come è stata impostata questa selezione e quali sono un po' le sorprese, i titoli appunto più sorprendenti che possiamo scoprire. Ma guarda, all'inizio eravamo un po', come dire, spaventati e timorosi dall'idea di poter avere accesso a meno titoli, a meno film, visto diciamo la situazione terribile, no, dovuta alla pandemia. In realtà, seguendo molti festival e mercati internazionali online, abbiamo comunque recuperato centinaia di titoli che comunque erano disponibili anche per noi, nel senso che in Italia non erano mai passati, e ci ha permesso quindi, diciamo, questo viaggiare senza viaggiare, no, di poter veramente vedere il meglio di questi paesi.
Adesso infatti passano le immagini, per esempio, beh, comincerei proprio dal trailer che vedo sotto gli occhi, no? Da Beginning. Questo è uno dei film che ci ha sorpreso positivamente quest'anno, un'opera prima di una autrice e produttrice georgiana, Dea Kulumbegashvili, di cui avevamo già selezionato un cortometraggio, Lete. E quest'anno, ecco, mi preme dire, la presenza di donne registe per noi è sempre importantissima, e soprattutto nell'Europa orientale, diciamo, la presenza di donne dietro la macchina da presa è impressionante, sia nella fiction che nel documentario. Non solo, ma la rappresentazione anche delle donne spesso in questi film non è banale, lo vedremo poi appunto anche nelle altre sezioni. Ci sono spesso delle rappresentazioni di nuovi modelli femminili che sono, ecco, anche per me molto interessanti. Quindi, diciamo, queste donne registe sono proprio da tenere d'occhio. Ne segnalo sicuramente due, appunto, come abbiamo detto, la georgiana Kulumbegashvili con Beginning, già label Cannes 2020 e vincitore di molti premi a San Sebastian, e un altro film indipendente, più piccolino, ma molto tenero, sto parlando di Andromeda Galaxy, della kosovara More Rasha, un'altra autrice esordiente, che ci restituisce un Kosovo sicuramente, come dire, post-guerra, con tutti i problemi, le conseguenze di un paese dopo la guerra, ma che costruisce una storia piena di ottimismo, di speranza, di un padre che vuole garantire alla figlia un futuro migliore in Germania, con dei personaggi davvero, ecco, con una caratterizzazione psicologica davvero interessante, molto positivi. Ecco, sicuramente un'altra autrice da tenere d'occhio. Tra l'altro, non dimentichiamo. Ecco, volevo ricordare che Andromeda Galaxy è in programma già stasera alle 20. Esattamente. E volevo ricordare anche che i film del Trieste Film Festival, dopo la premiere, diciamo, restano disponibili ancora per gli abbonati sul sito appunto di MyMovie, sulla piattaforma, e chi dovesse perdere, insomma, proprio la premiere degli eventi può comunque nei giorni successivi continuare a vederli, a cercarli. Esattamente, infatti questo, diciamo, è un grande privilegio per chi ha l'accredito, diciamo, di non avere i minuti contati, ma insomma ci sono più giorni per poter recuperare i film che eventualmente si sono persi. Ecco, quindi quest'anno il concorso lungometraggi veramente riunisce, come dire, autori più paludati, più importanti, tra tutti appunto Andrei Smirnov, per esempio, di A Frenchman, un autore russo, un attore russo che dopo molti anni di silenzio è voluto tornare girando questo film ambientato tra i 50 e 60 in Russia, quindi una storia molto personale, tra l'altro legata anche a fatti suoi autobiografici, e un grande, grandissimo della Lituania, Šarūnas Bartas, di cui ci siamo occupati più e più volte, è stato spesso nostro ospite, gli abbiamo già dedicato a fine anni 90 una retrospettiva che è stata una delle prime in Europa. Ritorna con un film molto diverso da quelli a cui siamo abituati, ecco, In the Dusk, un film ambientato negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, quando la Lituania sta per essere occupata dai sovietici, con una storia tra, diciamo, una famiglia di piccoli proprietari terrieri e con i partigiani appunto nascosti nei boschi, e questo spauracchio, diciamo, questo mostro che sta per arrivare, cioè l'invasione sovietica che sta per cambiare tutto. Quindi la storia fa sempre capolino, diciamo, in molti dei titoli in concorso. A questi grandi autori invece delle scoperte. Una di queste sicuramente è My Morning Laughter di Marko Đorđević, una piccola opera prima serba, la Serbia che quest'anno ci ha molto sorpreso, un piccolo kammerspiel veramente ambientato in, come dire, tra camera e cucina, di una storia di un ragazzotto di 30 anni con una tipica madre mediterranea, forse un po' oppressiva, alle prese con un primo amore che forse gli risolverà la vita. Ecco, un film che risente di tanto cinema serbo, di tanto cinema jugoslavo, dei primi film di Pavlovic, insomma, imbevuto veramente di tradizione di queste aree.
e diciamo il concorso veramente spazia da nord a est a sud-ovest, di nuovo la Polonia è un altro di questi paesi sempre molto centrali nel nostro concorso, nel nostro programma, addirittura con due titoli, uno è Sweat di Magnus von Horn, svedese ma naturalizzato polacco, un film ambientato in una Varsavia modernissima con una fitting influencer appunto immersa nei social media, e social media dove lei è protagonista ma forse anche vittima di questo suo esporsi continuo e forsennato. Altro film polacco è I Never Cry di Domalewicz, un altro autore alle prime armi, di nuovo con una piccola storia, con una donna protagonista, una giovane donna, sempre tra est e ovest. Quindi veramente, come dire, attraverso il nostro concorso lungometraggi un po' si viaggia, ecco, si viaggia in quest'est Europa a diverse latitudini, e anche quest'anno, diciamo, con tanti autori che non ci hanno deluso, anzi. Ecco, il concorso lungometraggi dà sicuramente l'idea che queste cinematografie dell'Europa centro-orientale sono vive, molto vive e molto varie. E secondo me un po' la stessa impressione la dà anche il concorso documentari, che comprende 10 titoli. Anche in questo caso si viaggia, perché insomma stiamo parlando comunque di autori, realtà e sguardi anche molto diversi. Quindi Fabrizio Grosoli, chiedo a te appunto come è stata la selezione e quali sono i titoli che scopriremo. Certo, dunque anche in questo caso, perdonami, fammi fare una premessa. Il concorso documentario esiste, se non mi ricordo male, dal 2005, però potrei sbagliarmi, ma insomma in ogni caso dalla metà degli anni 2000, Anna Maria Percavassi, molto, come dire, molto gentilmente, ma anche in modo molto convinto, accettò all'epoca la mia proposta appunto di dedicare un concorso ai documentari lungometraggi. All'epoca non era così scontato, perché il documentario era ancora comunque collegato all'idea del, no, del film didattico, o comunque di qualcosa che non era paragonabile al film d'autore di finzione. Invece poi nel corso degli anni il concorso documentario è diventato, secondo me, al pari livello di quello che riguarda appunto il cinema di finzione, anche perché il cinema documentario è un cinema sicuramente narrativo, sicuramente più libero e più, comunque, meno legato a delle convenzioni appunto narrative industriali, e quindi abbiamo potuto fare nel corso degli anni veramente delle belle scoperte. Abbiamo anche portato alla luce, come dire, la carriera di cineasti importanti, da Kossakowski alla Trestikova e così via. Per quanto riguarda il programma di quest'anno, allora c'è una riflessione che posso fare e che faccio a posteriori, naturalmente, perché durante il lavoro di selezione non è che ragioniamo troppo per schemi, e la considerazione che faccio è che quest'anno abbiamo soprattutto dei film che sono evidentemente collegati in modo strettissimo alla realtà contemporanea, alla realtà internazionale e così via, ma che l'affrontano da un punto di vista sempre molto speciale, molto personale, molto, come dire, che possono costituire, come dire, il racconto di un microcosmo che racconta in realtà i grandi temi della società contemporanea. Stanno passando le immagini del film che passa oggi, che si chiama A casa, My Home, che è un film rumeno, e che è un film straordinario da questo punto di vista. Tra l'altro ha avuto, nonostante l'anno difficile, una carriera straordinaria, perché è partito dal Sundance di un anno fa e poi ha vinto praticamente tutti i premi possibili durante l'anno. È la storia appunto di una comunità rom che vive in un posto incredibile, una sorta di, chiamiamolo, parco nazionale, insomma, della periferia, che si trova però nella periferia di Bucarest, e che e racconta appunto poi come questo gruppo di persone, soprattutto i bambini, devono invece adattarsi alla realtà urbana.
Ecco, è un esempio per dirvi, insomma, che si possono raccontare grandi temi attraverso piccole storie. Questo Garage People ne è un altro esempio, per raccontare la piccola vita di piccole persone che, soprattutto maschi, che vivono nei garage appena fuori dalle loro abitazioni, e lì si ricostruiscono un mondo. Una delle caratteristiche di quest'anno, appunto, è di vedere, soprattutto nell'area che a noi interessa sempre affrontare, cioè la Russia di Putin di oggi, come i cineasti indipendenti la possono raccontare. Garage People è uno, un altro è un film che si chiama dunque La città gloriosa, chiamiamo così, sono Town of Glory, che racconta appunto di dei militanti putiniani in un modo molto speciale, molto particolare, e anche con uno humor interno molto, molto presente. Se vogliamo, quest'anno sono meno presenti due generi di documentario che a me stanno sempre a cuore, cioè i film, diciamo così, prettamente storici, e forse anche i film, diciamo, che ambiscono ad essere dei saggi di riflessione, appunto, sui grandi temi del mondo contemporaneo. Ripeto, si tratta soprattutto all'apparenza di piccole storie, che però, appunto, ripeto, raccontano delle grandi questioni. Ci sono anche, come sempre accade per il cinema documentario, almeno negli ultimi anni, delle storie anche prettamente intime, familiari, che toccano in prima persona il regista. Faccio riferimento, per esempio, a un film di cui si sono viste immagini poco fa, che è il film del regista romeno Dan Călescu, Holy Father, dove appunto si racconta del suo incontro con un padre che in realtà fa il monaco adesso sul Monte Athos, e in parallelo della sua vita di padre con la sua fidanzata attuale. È un modo molto nuovo di raccontare la realtà, e mi piace che ci siano appunto esempi molto diversi. Anche quest'anno abbiamo, e anche per la sezione documentari, abbiamo una presenza dalla ex Jugoslavia, soprattutto dalla Croazia, di film molto interessanti. Mi sembra che ci sia, per così dire, un movimento in crescita assoluta che possiamo documentare. Quindi abbiamo da una parte, direi, una sorta di microfocus balcanico, e dall'altro anche un microfocus romeno. Anche i cineasti rumeni, appunto, ripeto, sono ben rappresentati, e rappresentano poi quello che è stato uno dei, diciamo, poi dei punti di forza anche delle nostre selezioni degli ultimi anni. Allora, Fabrizio, si diceva storie personali, a volte storie di famiglia, che però riescono in realtà a parlare, a rappresentare temi universali. È vero nella sezione dei documentari, è vero secondo me anche in alcuni titoli di un'altra sezione molto importante del Trieste Film Festival, una sezione indipendente, che è il premio Corso Salani. Vorrei che ce lo raccontasse Giuseppe Riazzo, che dovremmo avere in collegamento. Sì. Buongiorno Giuseppe. Ciao, mi sentite? Buongiorno. Ciao Giuseppe, benvenuto. Ciao. Mi spiace che per un problema tecnico non riesco a essere del tutto con voi. Allora Giuseppe, appunto parliamo di una sezione importante che riunisce 5 film italiani completati nel corso del 2020 ma in attesa di distribuzione in Italia, e è importante anche perché il premio è dedicato alla memoria del regista Corso Salani, scomparso nel 2010, un amico del festival, un grande autore che ha saputo raccontare questa zona d'Europa con uno sguardo assolutamente indimenticabile, che forse, ti chiedo, cercate nei film che selezionate per questo premio. Quali sono i criteri e quali sono i titoli di quest'anno?
Sì, hai detto molto bene, Elisa, che Corso è stato un grande amico del festival, veniva spesso a Trieste, i suoi film venivano molto spesso presentati al festival, quindi ci era sembrato giusto, purtroppo con la sua prematura scomparsa, di dedicargli un premio, che quel premio fosse appunto al Festival di Trieste. Prima il premio era in una forma diversa, era legato a dei film che stavano quasi per essere terminati, che avevano bisogno, diciamo, di un ultimo, di un penultimo passo di sostegno affinché riuscissero a concretizzarsi e realizzarsi, e invece negli ultimi anni abbiamo appunto Nicoletta e Fabrizio, e coinvolgendomi hanno avuto l'idea di aprire il premio a dei film terminati italiani, ma che non fossero ancora con un distributore che li potesse sostenere, e quindi il premio va in questa direzione, cercando dei distributori illuminati, lungimiranti e coraggiosi, direi anche, che si possano innamorare di uno o di alcuni di questi film e possano far fare loro un ulteriore pezzo di strada fondamentale con il pubblico, perché, come già ricordava Nicoletta prima, poi il festival è un festival fatto per il pubblico, i film vanno visti dagli spettatori, e anche in questo caso i film del Premio Corso, sarebbe molto bello che appunto al di là della vetrina dei festival avessero poi uno spazio ulteriore di autonomia sul mercato italiano. Le scelte sono anche qui molto varie. Fabrizio sui documentari, c'è sempre, e Nicoletta anche, questa idea in generale di lasciarci sorprendere da dei film. E quindi, lasciandoci sorprendere, intanto abbattiamo questa barriera tra cinema di finzione e cinema documentario del Premio Corso, perché sono presenti entrambe queste macro categorie che sono fin troppo definite. Cerchiamo di anche lì andare alla ricerca di qualcosa che rompa degli schemi, rompa dei confini. Per cui film che raccontino storie forti, ma soprattutto che abbiano uno sguardo molto personale. E in questo mi sento di dire che uno dei titoli per me più belli del festival di quest'anno in generale è proprio Beginning, il film georgiano, perché ci invita a ragionare su degli argomenti, su delle tematiche molto potenti, ma a partire dalla forma, cioè è la forma che guida il contenuto in Beginning, ed è quello che poi ci piace o ci piacerebbe trovare nella maggior parte dei film, che sia appunto lo stile personale di un autore poi a introdurci nel soggetto che racconta. E quindi cosa abbiamo? Abbiamo sei film, intanto quest'anno uno in più rispetto alla cinquina che di solito componeva il premio, e sono, se pensiamo solo ai due film, diciamo dichiaratamente di finzione, che sono Vera de Verdade di Beniamino Catena, e Samp di Antonio Rezzi e Flavia Mastrella, sono due film che poi sono molto anarchici nel loro percorso, molto ibridi. Catena, che ha fatto nella sua carriera di regista un po' di tutto, dai videoclip ai film sperimentali, alle serie televisive, che qui è il suo primo vero lungometraggio di finzione, ci porta tra la Liguria e il Cile. E tra parentesi ricordo, il Cile era una terra molto amata da Corso Salami. Rezzi e Mastrella ci portano nel loro universo surreale, grottesco e anarchico, di parlare dell'oggi e della società italiana in questa loro strisce di fumetto, che mi piace definire, perché sono i loro film, e Samp ne è un esempio perfetto. Così come nei film che partono da dei soggetti invece reali, cioè gli altri quattro compongono
il film del premio Corso di quest'anno, abbiamo degli esempi davvero molto vari, e trovo che qui la ricchezza di un festival come Trieste sia quella appunto di dare proprio una panoramica sulle diversità di come si possa fare cinema oggi nel centro-est Europa, ma anche in Italia. E penso a Libro di Giona. Libro di Giona è un film che ha un soggetto molto minimale, che è quello di raccontare la quotidianità di un uomo in un pezzo della sua vita. È però interessante per anche a livello produttivo, Libro di Giona, perché è un film girato da un regista bulgaro che però ha un stretto legame con l'Italia ed è prodotto dai gemelli De Serio, che da anni in Italia sono due registi che portano avanti un loro percorso molto serio, scusate il gioco di parole, proprio e soprattutto sul documentario. Così come lo è Jacopo Quadri, montatore di moltissimo cinema italiano negli ultimi decenni di qualità, che torna a fare un film da regista e ci racconta nel modo più semplice, ma quando la semplicità contiene una ricchezza enorme di sguardo, il ritratto di una donna di 80 anni che vive da sola, indipendente, forte, con una presenza sullo schermo magnetica. E Quadri cosa fa? Sta al suo livello, la osserva e la filma. Ma nella semplicità c'è tutto, perché senti proprio il respiro di Quadri, che diventa il respiro che specchia nel respiro di Ultimina, che è appunto il nome di questa donna, e il respiro di Ultimina che si specchia nell'immagine di Quadri. E poi abbiamo Divinazioni, che è un progetto molto ambizioso di Leandro Picarella, è un film girato in buona, quasi tutto in Sicilia, dove si mette in gioco il mito di Empedocle, si parla dell'Empedocle anche di Hölderlin, si parla di una divinazione che può arrivare dalla profondità della terra oppure da una sorta di mago imbonitore che divina appunto le sorti di persone che fanno affidamento su lui per chiedere cosa sarà del loro presente o del loro immediato futuro. E ancora, a proposito di sconfinamenti, Libro di Giona, un film appunto italiano, Vera de Verdad, un film italo-cileno, e I Tuffatori è un film italo-sloveno, nel senso che il film ci porta su questo ponte che venne bombardato durante la guerra la guerra dei Balcani, della ex Jugoslavia, e ci racconta una tradizione che appartiene a questa comunità, ovvero i tuffatori, quelli che ogni anno si buttano da questo ponte e che anche qui è diventato una sorta di almeno doppio sguardo, perché la tradizione vuol dire che c'è tutta un'identificazione della comunità locale con questo rito, possiamo chiamarlo, ma dall'altra c'è anche il problema che questo rito, questa tradizione diventino, negli ultimi anni soprattutto, folcloristici e diventino una sorta di attrazione per dei turisti che arrivano lì e guardano queste persone tuffarsi, ma dietro c'è molto molto di più, e il film pur se in secondo piano, se non in modo diretto, però ci porta proprio a 30 anni dall'inizio della guerra nei Balcani, ci ricorda le ferite sia mentali e sia fisiche su alcuni di questi tuffatori che nel film si vede bene avevano combattuto e oggi hanno le tracce di quella guerra su di loro per sempre. Quindi diciamo lo spirito è questo,
tutto. È ovvio che alcuni film aderiscano o cerchino di avvicinarsi magari inconsciamente, soprattutto inconsciamente, al cinema di corso, che è irripetibile, nel senso che era un modo unico di produrre e di fare cinema, però noi cerchiamo ogni anno di trovare dei lampi in alcuni cineasti dell'oggi, del presente, che possono farci pensare sempre che il cinema di corso è sempre attuale e presente. E sicuramente la sua eredità non è andata perduta, questo sicuramente. Scusami Elisa. Sì, ti interrompo soltanto un attimo, perché a proposito del premio Salani di quest'anno, vorrei darvi una notizia, un'informazione in più, che forse tra l'altro nemmeno Giuseppe conosce. Allora, nelle ultime edizioni il premio era di fatto sostenuto interamente dal festival. Quest'anno, per fortuna, abbiamo invece un sostegno esterno che per noi significa molto. Il premio viene assegnato grazie alla società di produzione Vivo Film, che produsse diversi degli ultimi film di Corso Salani dal 2006 al 2010, e dal programma Fuori Orario di Rai 3, che tutti conosciamo. Perché? Perché finalmente Rai 3 Fuori Orario ha deciso di acquisire alcuni dei film di corso, e in particolare i 6 film della serie Confini d'Europa, e questi film saranno programmati nelle notti del 29 e del 30 gennaio. Quindi da una parte ci sarà modo di rivedere questi film di corso che ci stanno tanto a cuore e che sono importanti per noi, ed è un ideale complemento, per così dire, no, al nostro programma. Dall'altro il nostro premio quest'anno e anche l'anno prossimo saranno appunto finanziati attraverso questa vendita, questa cessione di diritti. Ecco, questo ci tenevo a dirlo perché è una notizia che abbiamo avuto poco fa, ecco, e quindi era in qualche modo secondo me da segnalare. Prego Elisa, scusami se sì, io ricordo anche che i film del premio Corso Salani saranno proiettati il giorno 27, quindi si avrà anche l'occasione, insomma, di vedere nella sua completezza, interezza, questa bella selezione. E grazie a Giuseppe Gariazzi per questa panoramica. Abbiamo tempo ancora di scoprire le 2 nuove sezioni del festival. E si diceva prima, abbattere i confini tra documentario e finzione, abbattere i confini in tutti i sensi, che è una cosa che il Trieste Film Festival fa molto bene. E proprio per questo nasce forse anche una sezione di film ibridi, per l'appunto, che si chiama Fuori dagli schermi. Ce ne vuoi parlare, Nicoletta? Sì, beh, questa è un'esigenza che in realtà è venuta fuori proprio negli ultimi anni. Ne discutevamo da un bel po' io e Fabrizio, e finalmente si è concretizzata proprio l'anno in cui andiamo online. È una sezione che in qualche modo risponde a un cinema che c'è, è vitale, più che mai, ma non solamente nella porzione d'Europa di cui ci occupiamo. È un cinema un po' fuori formato, sono nuovi sguardi, nuove prospettive di cinema. Da questo punto mi riallaccio veramente a quello che diceva Giuseppe, cioè alcuni film in qualche modo presentano un nuovo sguardo e sono, diciamo, hanno delle ricerche formali e di struttura narrativa diverse, e attraverso la forma raccontano, no, un modo di raccontare il cinema, ancorché appunto le storie di cui si occupano. Altri festival, grandi festival, si sono occupati, diciamo, di questo. Voglio solo ricordare che anche Berlino, con la nuova sezione Encounters, in qualche modo ha aperto il festival a questi nuovi sguardi. Idem Venezia con Orizzonti Extra, ma insomma non sono i soli.
E quindi anche noi, diciamo, abbiamo finalmente strutturato forse un po' meglio un cinema che era già ospite negli anni scorsi, ma così, diciamo, forse viene valorizzato un pochino meglio. Anche qui ci sono grandi autori delle nostre aree, dei grandi ritorni, uno tra tutti, Cristi Puiu, con il suo ultimo lavoro Malmrog, già premiato tra l'altro la scorsa Berlinale, e che sarà protagonista tra l'altro di una masterclass molto attesa a fine festival, quindi è una grande il 29 gennaio. Esatto, è una masterclass di cui siamo molto contenti, sarà una chiacchierata veramente sui grandi temi che stanno molto a cuore a questo regista di punta della Nouvelle Vague rumena, e che in questo film attraverso, diciamo, si basa su volumi, su libri di un filosofo, uno storico russo, Soloviov, entriamo nei grandi temi dell'Ottocento, quali l'inizio dei nazionalismi, il valore di Dio, la religione nella società, ma in realtà è un modo per parlare dell'oggi e forse di temi che stanno molto a cuore a Cristi Puiu dell'oggi. Quindi ecco, la società rumena fa capolino, anche se poi il film è ambientato nella Russia dell'Ottocento. Altro autore di punta è Oleg Sentsov, autore ucraino che forse, diciamo, è diventato popolare negli ultimi anni più per le sue vicende politiche, no? Come molti di voi ricordano, è stato incarcerato in una carcere di massima sicurezza in Siberia per la sua opposizione a Putin, e che proprio dal carcere è riuscito a orchestrare un film realizzato con un gruppo di amici, registi e direttori della fotografia, Numbers, a distanza. Quindi un film che è quasi fantascienza, mescola il teatro, il cinema, e che racconta molto della sua esperienza della Russia di oggi. Altro autore a noi molto caro è un altro rumeno. Come sapete, il cinema rumeno è sempre molto presente al Trieste Film Festival, ed è l' ultimo film di Radu Jude, Uppercase Print, un altro film che mescola in maniera molto sapiente, molto divertente anche se vogliamo, il teatro, varie tecniche del documentario, interviste, materiali d'archivio, per ricostruire una storia veramente successa di un ragazzo che dipingeva sui muri di Bucarest degli slogan antiregime, e Radu Jude ricostruisce questa storia appunto sullo sfondo di una Romania sotto Ceausescu, proprio per raccontare invece la grande storia recente della Romania. Quindi ecco, una sezione che speriamo di portare avanti anche nel futuro, proprio per ospitare sguardi diversi del cinema. Il Trieste Film Festival è sempre stato molto inclusivo da questo punto di vista, accogliendo la diversità in tutte le sue forme, in tutti i suoi linguaggi. Molti anni fa una nostra collaboratrice, Tiziana Finzi, curava una sezione che si chiamava Immagini, e che era proprio una sezione aperta di dialogo tra diversi generi, diversi formati, con Encounters in qualche modo riprendiamo quella tradizione del festival, cogliendo tutti i trend del cinema europeo contemporaneo. Allora, grazie Nicoletta, abbiamo ancora tempo per ricordare l'altra nuova sezione del festival. Si diceva prima, importante la presenza delle donne trasversalmente a tutte le sezioni, sempre, in particolare quest'anno, ma c'è una sezione che vuole proprio puntare lo sguardo sul cinema femminile, Wild Roses, registe in Europa. Fabrizio, ce ne vuoi parlare? Ma sono contento che tu chieda a me di parlarne, perché mi permetti di dire intanto una cosa. Allora, io sono molto, molto orgoglioso e soddisfatto che il Trieste Film Festival sia un festival ad alto tasso di creatività femminile da tutte le parti, a cominciare dallo staff. È così. Naturalmente, se non ci fosse Nicoletta Romeo, il festival non avrebbe senso, e soprattutto ci sono tantissime donne, ragazze eccezionali che fanno parte di questo gruppo meraviglioso e che ne costituiscono tra l'altro la grande maggioranza, e quindi io mi sento un privilegiato.
Venendo invece a parlare del programma del Festival, appunto, come si ricordava prima, nel corso di questi anni, noi senza fare alcun tipo di calcolo, ci siamo ritrovati, a priori, ci siamo ritrovati invece a selezionare moltissimi film di cineaste, di registe donne, che in alcuni casi, per esempio l'anno scorso, se non mi ricordo male, i concorsi principali erano a oltre il 50% firmati da registe donne. E questo non per quote rosa imposte, ma perché questa era la qualità, questa è la bellezza, direi, di questo dato. Esatto, Elisa, t'assicuro che è così, cioè non è che noi appunto abbiamo mai pensato prima a fare dei calcoli di quote, semplicemente i film che ci piacevano, tanto, molto spesso erano film magari anche di giovani, anzi soprattutto di giovani cineaste. In più erano alcuni anni che stavamo ragionando sul cinema di registe in Polonia, soprattutto quando andavo a vedere i documentari in Polonia, vedevo che la grande maggioranza dei film più interessanti erano film di registe donne. Abbiamo selezionato parecchi film polacchi negli ultimi anni che erano di nuovo di giovani registe, e quindi ci siamo detti che prima o poi avremmo dovuto farlo un omaggio alle registe polacche. Però in più l'anno scorso, ragionando appunto sulla futura programmazione del Festival, ci siamo detti con Nicoletta che il tema della presenza femminile creativa nel cinema dell'Est Europa avrebbe dovuto essere appunto un tema ricorrente e celebrato ad hoc appunto ogni anno. Quindi ci siamo inventati questo titolo Wild Roses, no? Tutte queste rose selvatiche che stanno crescendo nel cinema europeo vanno riconosciute. Ogni anno quindi dedicheremo uno spazio preciso a un paese dal punto di vista, ripeto, appunto della creazione femminile, perché come avrete capito è giusto così. Insomma, in più c'è il fatto che in Polonia l'anno scorso è successo quello che sapete da un punto di vista purtroppo di drammatica realtà sociale e politica, e cioè questa legge assurda, no? E criminale contro l'aborto, che ha fatto sì che ci fosse una mobilitazione straordinaria nel paese, perché credo che fossero veramente dei decenni che non si verificava questo tipo di mobilitazione, e non solo ovviamente da parte delle donne, ma dalla parte più evoluta della società. Insomma, ci sembrava veramente giusto raccontare la Polonia dal punto di vista delle donne, anche se non abbiamo dei film recentissimi sul tema specifico, per esempio, delle appunto proteste di questi mesi. Ma lo spirito che si percepisce attraverso i film che abbiamo scelto è comunque uno spirito veramente molto, molto indipendente, molto forte, molto personale. E questo ci sembra la cosa più importante. In più, devo dire una cosa, in Polonia ci sono dei nomi molto, molto importanti di registe che sono attive da tanto tempo e che hanno fatto la storia del cinema polacco e continuano a farlo, per esempio Agnieszka Holland o Małgosia Sumowska. Noi però non abbiamo scelto volutamente i film delle grandi registe polacche, abbiamo voluto enfatizzare le nuove generazioni di registe polacche che si esprimono in modo straordinario sia attraverso il documentario che attraverso la finzione, che sperimentano appunto delle nuove forme di racconto in un modo estremamente interessante. Qualcuno dei film che sono nella nostra selezione li avevamo già presentati in edizioni precedenti del Festival, altre no, ma si tratta comunque appunto di un'occasione per ricollegarci appunto con i temi a cui facevo riferimento prima. Devo ricordare in più che ci sarà una occasione di
di parlare, insomma, di raccontare di queste cose appunto con le registe della selezione di quest'anno. Questo incontro sarà il giovedì 28, sempre intorno a quest'ora, e sarà condotto e moderato da Marina Fabbri, che è la massima conoscitrice ed esperta di cinema polacco che abbiamo in Italia. Allora, siamo quasi in chiusura, vi chiederei solo, prima di salutarci, non abbiamo parlato del fatto che il Trieste Film Festival è sempre anche memoria, in questo caso c'era da ricordare un anniversario importante, anche se triste ovviamente, quello dei 30 anni dalle guerre balcaniche. Si è iniziato naturalmente riproponendo il film di Kusturica Underground in apertura, e vorrei che dicessi una parola anche sulla scelta del film di chiusura. Nicoletta o Fabrizio, chi vuole? No, Nicoletta, vai. Io prima di parlare del film di chiusura, tra l'altro vorrei anche ricordare per chi ci segue, lo so che è una nota triste, però è stata un grande, grandissimo volto del cinema jugoslavo, ma ci ha lasciato proprio ieri Mira Furlan, che è stata una grandissima attrice. Non abbiamo avuto il piacere di averla ospite, diciamo, fisicamente a Trieste, ma è stata una grande protagonista di tanti film passati a Trieste. Uno tra tutti, Circus Columbia di Dani Stanovic, tra i tanti, ma insomma ce ne sono veramente moltissimi. E quindi, ecco, visto che parli di memoria, è giusto ricordare, insomma, i grandi volti che il pubblico è abituato oramai a conoscere attraverso il cinema. Tra l'altro, ecco, un altro ricordo, proprio il catalogo quest'anno del Trieste Film Festival è dedicato, tra l'altro, alla memoria di Franco Giraldi, altro regista amico del festival, a cui il festival ha dedicato una retrospettiva, un volume, insomma, che anche tu ti ricordi bene, Lisa. Certo. Insomma, ecco, ci sono tante le persone che quest'anno ci hanno lasciato e che saranno ricordate: Goran Paskaljovic, Jerzy Menzel. Ecco, il festival non dimentica i grandi registi e i grandi personaggi che sono passati di qui. Come dicevi, il film di chiusura è Lo sguardo di Ulisse di Theongelopoulos, altro film straordinario, anch'esso in concorso a Cannes nel 95 come Kusturica, erano i due grandi contender, diciamo, di quell'anno, ed entrambi anticipano appunto questo piccolo focus che speriamo di poter fare in presenza a primavera e a Trieste, con tanti altri titoli soprattutto degli anni 90, questi anni 90 che appunto teatro di una guerra fratricida orribile, in quel modo anche Trieste diciamo è stata, come dire, testimone oculare, molto vicina, perché di fatto sono paesi a noi vicinissimi, e che molti registi ex jugoslavi hanno saputo raccontare in maniera veramente, come dire, molto lucida, molto critica, ma anche molto commovente. Insomma, Primavera sarà l'occasione per rivedere un film che su tutti ci sconvolse in quegli anni, no? Il documentario MGM Sarajevo del gruppo Saga, un gruppo di cineasti e di documentaristi di Sarajevo, che proprio in tempo reale ci raccontarono l'orrore di Sarajevo e di quegli anni terribili. Oppure Pavlovic, che nello Stato dei Morti raccontò la storia di una famiglia, no, tra sud e nord della Jugoslavia, e una famiglia che diventa proprio metafora della dissoluzione di un paese. O ancora Vinko Brescian con una commedia dal sapore agrodolce, agroamaro, ambientata in un'isola croata, quindi di nuovo un paradosso, no? La solarità del Mediterraneo e invece il buio della guerra. Ecco, sarà un'occasione per riandare indietro nel passato, riflettere su questo trentennale su cui è necessario invece appunto dedicare la memoria e appunto proprio un focus dedicato a questo, con grandi registi delle nostre aree. Allora, speriamo di ritrovarci in primavera. Intanto però abbiamo davanti tutto il programma meraviglioso, come abbiamo visto, del Trieste Film Festival, quindi ringrazio Giuseppe Gariazzo, ringrazio i condirettori artistici Nicoletta Romeo e Fabrizio Grosoli, ringrazio chi ci ha ascoltato, e naturalmente continuate a seguire il programma del Trieste Film Festival. Grazie a tutti. Lisa. Grazie, Lisa.
buon festival a tutti. Buon festival a tutti. Ciao. Ciao.